Asta avrà sicuramente pensato molto al pareggio di Bergamo contro l'Albino Leffe. Sarà ritornato con la mente ad alcune scelte iniziali, all'atteggiamento di squadra, soprattutto nel primo tempo, e a quella capacità del Teramo di recuperare le gare che si mettono male. Perché le buone notizie per i biancorossi, che domani riprenderanno gli allenamenti, sono essenzialmente quel carattere che sembra ormai marchio di fabbrica ed il punto buono per muovere la classifica in ottica salvezza. Per il resto, nelle ultime due gare in trasferta, il Teramo ha perso qualcosa dal punto di vista della prestazione. Ma è ovviamente un buon segnale se, anche nelle giornate meno belle, Speranza e compagni riescono a muovere comunque la classifica. Il sesto risultato utile consecutivo porterà però Asta a riflettere maggiormente su alcuni aspetti. Il Teramo ha più o meno ormai trovato una quadratura difensiva. Lo stesso però non si può dire dell'attacco, che a parte gol sporadici non è ancora riuscito ad incidere come si dovrebbe, sia che si tratti di una squadra che lotta per la vittoria di un campionato, sia che si tratti invece di salvarsi. Oltre a Foggia, Barbuti, Sumaré, Bacio e Terracina, il Teramo aspetta soprattutto l'esplosione di Tulli. E quale migliore occasione per l'ex Sudtirol di provare a sbloccarsi mentalmente, magari con un gol, proprio contro la sua ex squadra, che domenica arriverà al Bonolis. Asta ha dimostrato a più riprese di riporre grandi speranze in lui e sicuramente l'uscita anzitempo dal campo, dopo la sostituzione di Bergamo, sarà stata dettata dalla rabbia del giocatore con se stesso per la prestazione offerta. Per salvarsi il Teramo low cost ha bisogno che tutti, a turno, facciano il massimo. Per adesso bastano il carattere e quella voglia di non arrendersi mai, tanto cercati inutilmente nella passata stagione. Poi serviranno anche i gol degli attaccanti.